Buongiorno, sono Pasquale Iannone, il presidente della Tribù Frentana, che in collaborazione con l'associazione Prologo di Tornareccio riorganizza il trofeo Città del Miele, interrotto qualche anno fa, adesso si riparte. Siamo qui al punto della partenza e arrivo della gara, la piazza principale del paese. La gara sarà di circa 10,3 km in due giri, uno più corto e uno più lungo, nelle vie del paese in periferia. Cominciamo a illustrare il nuovo percorso. Una piccola salita in partenza. Alcuni metri di una piccola salita. Ricordiamo il corso principale del paese. Sulla destra troviamo la chiesa di San Rocco. Ecco, arriviamo a un punto cruciale del percorso. Alla destra troviamo l'imbocco per il primo giro di circa 4,5 km. Siamo alla fine del primo tratto di circa 30 metri di salita e voltiamo a sinistra per completare il primo giro. Altro snodo principale del percorso, che ci avviamo all'arrivo. A destra incontriamo la famosa basilica, il santuario Madonna del Carmine. Ci avviamo verso l'arrivo. Secondo giro, continuiamo nella parte sinistra. Inizia l'unica salita di rilievo di circa 100 metri, poi il percorso è più che scorrevole, ondulato ma scorrevole. Snodo del percorso, si gira a sinistra. Ecco, ci accingiamo a svoltare a destra per completare il secondo giro e dirigerci all'arrivo. Buongiorno, sono Fabiana Pinocchio dell'associazione AMA di Tornareccio. Benvenuti a Tornareccio, questo paese immerso nel verde, nasce alle pendici del Monte Pallano, è una bellezza tutta da scoprire. Le caratteristiche sono le 5M, miele, mozzarelle, mosaici, Monte Pallano e santuario della Madonna del Carmine. La caratteristica più interessante è proprio lontana dalle vite turistiche, è quello di avere un vero e proprio museo a cielo aperto. Abbiamo circa 100 opere, siamo vicini alle 100 opere, visitabili 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Questi mosaici raffigurano sia temi religiosi, ma soprattutto temi legati alle api e di miele. C'è proprio un forte legame con questa vocazione artistica del territorio. Poi abbiamo il Monte Pallano, le mura megalitiche e il santuario della Madonna del Carmine.